Oggi condividiamo quello che è la terza generazione del telaio Protos. Ci ha permesso di sviluppare quelli che sono i migliori materiali, le migliori geometrie nel nostro top di gamma in carbonio. Oggi vi presento la nuova Protos, la Protos della collezione 2017. Stiamo utilizzando un carbonio di 1100 tonne che ci permette di avere un telaio molto performante, molto confortevole e nello stesso tempo che non perda la sua rigidità. La scelta della materia prima per un telaio in carbonio è una delle cose più importanti. Quando un corridore sale su una Protos, quando un corridore affronta una gara, affronta una salita e poi una discesa, e quando affronta davvero anche magari un tratto in pavé e capisce che la bicicletta è leggera, molto performante e nello stesso tempo anche confortevole, capisce che ha il meglio della materia prima. Abbiamo il vecchio Protos. Del vecchio Protos noi abbiamo un grande insegnamento, perché Protos è stata realmente per noi una grande scommessa che abbiamo vinto e ci ha permesso di sviluppare un telaio diciamo con delle forme molto molto massicce, con delle forme molto importanti. Abbiamo mantenuto quelle che sono le caratteristiche del secondo Protos, della seconda generazione del Protos. Partirei appunto dal muso, dal naso. Abbiamo poi rastremato il tubo obliquo. Abbiamo fatto una scelta radicale per quanto riguarda il movimento centrale. Siamo tornati a riutilizzare il movimento centrale a filetto italiano per dare ancora un'identità, una connotazione ancora più italiana sulla scelta del prodotto stesso. Il tubo sella, da classico cilindrico come era il precedente Protos, gli abbiamo dato una forma un pochino più ellittica. Oggi Protos 2017 è un telaio che pesa poco più di 900 grammi.